Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi obiettivo molto semplice: creare le armi più fighe. E per favore bro, stai zitto per l'amor del cielo. Ti stai zitto. Due ore che parla, basta. Creare le armi più incredibili e assurde di Minecraft. E nello specifico, vi faccio subito vedere uscendo fuori, così anche se quello parla non lo sentiamo. Guardate cosa tutto abbiamo. Abbiamo il Beach Ball Bouncer, la Fireball, la Firework Blaster, la Flamethrower, solo per fare questa. La chitarra, che non so come sarà un'arma. Ma questa è di Sailor Moon? C'è lo scettro di Sailor Moon. Guarda il mio schermo, non è lo scettro di Sailor Moon? Sì, assolutamente. Si chiama Earth Stealer. Sì, no, è quello. Cioè, perlomeno mi sembra una citazione. Poi abbiamo Landmine Launcher, Laser Pointer, la Mammoth Blade, che sembra gigante. Beh, ragazzi, sono veramente fighi. Il Mob Vac, che secondo me è uno dei più belli, perché è un aspirapolvere e puoi tipo aspirare i mostri, il che lo voglio assolutamente provare. La Paddle Ball, la Plunger Bus. Poi abbiamo la Shrink Ray, che è bellissima, perché questa me la sono spoilerata, l'ho già vista. La Grow Ray, che è esattamente il contrario, e queste secondo me saranno le più belle di tutte. Poi abbiamo il Rubber Chicken, lo Slapper, questo lo usiamo su Fere. Lo Slingshot, lo Squash Mallet. E poi Super Sandwich e Wither Bouquet. Queste sono tutte le armi che oggi andremo a creare, provare ed utilizzare. Ma dato che impariamo dai nostri errori, basta con il vanilla, andiamo a prendere i mats, facciamo le pirouette. No, non ha senso di esistere, sono troppi materiali differenti se siamo in un mondo vanilla appena iniziato. Di conseguenza utilizzeremo fere. Ok. E io crafto. Io sono il centro servizi oggi. Centro servizi. Ok. Avrò varie lamentele da fare. Allora, ascoltami un attimo. Qua c'è un po' di carne e io ti direi che dovrebbe bastare per campare 100 anni. Quindi mi prendo tutto. Ma posso rompere? No, non posso rompere. Me ne vado di casa perché questo continua a parlare. Mi faccio una crafting table ed una chest qui. Così almeno è zitto come... La gente aspetta, zitta. Aspetta. Lo stai ammazzando? No, sto risolvendo, non ti preoccupa. No, ma io... Ormai preferisco lavorare all'aria aperta, se stiamo qua. No, vieni a vedere, vieni a vedere. L'hai sotterrato? Sì. Ma si sentirà ancora, non è una bella idea. A posto, andiamo. Vai, facciamo con la base. Allora, primi oggetti che mi servono, così inizio a cercarli. Una slime ball, una gunpowder e una tripwire hook. Raga, Tripwire Hook la troverai in 70 anni perché lei ha tutto in italiano, con io ho creato tutto so in inglese. Ma io non lo so perché il gioco è metà in italiano e metà in inglese, io non so che cosa ho fatto di male in questa versione. Si chiama Bedrock Edition. Perché è così? Cioè, io ragiono solo in inglese nei videogiochi. Polvere da sparo, mi hai detto. Raga, cosa ho appena fatto? Ho miscliccato. L'ultima cosa non l'ho capita, te lo giuro. Tripwire Hook. Me lo fai vedere almeno. Hook, gancio. Gancio, ok, però. Credo, no? Sì, speriamo. È quello dove metti la funettina a terra, che ci vai sopra e poi boom! Tieni. Dovresti aver tutto. Ok, io ovviamente mi sono già dimenticato le posizioni di tutto, quindi andiamo totalmente a caso. Così non va. Avevamo poche probabilità di sbagliarlo così tante volte. Eccolo qui. Bro, ma ce ne siamo andati di casa per farti star zitto. Dai, ma non ci interessa, mamma mia. Allora, editor Procione, tolga il volume di questi dialoghi. E io mi abbasso il volume. Se tu levi il volume sembriamo pazzi. Perché sembra che sentiamo delle voci che in realtà non ci sono. No, adesso si è sentito per un attimo. Da qui in poi, voce tolta, mai più rivederci. Lo ignoriamo completamente. Ok, vai. Vado? Non su di me. Cos'è? What? Cos'è? Ma mi fa qualcosa? No. Non sembra. Fammi leggere cosa dice, perché poi ce l'ha spiegato lui. Ma noi non l'abbiamo ascoltato come in tutti i videogiochi. Rimbalza da mob a mob, dice. Ah, quindi magari fa un danno costante perché rimbalza. Su di te non funziona. Eh no, perché sono sola. E quindi su questo maiale funziona? E poi dice da mob a mob, quindi... Ma non è vero! Perché ogni volta quando facciamo questi video il primo oggetto... Oh, l'hai visto? Eh no, vedi. Ha rimbalzato, eh? Sì. Ma vado? Vai. Ok, quando colpisci... Devono essere vicini come immaginavo. Mi ha rimbalzato addosso a me. Quindi vedi che può prendere anche i player. Prendi me che sto vicino. È stato uno strike, tipo. Raga, vai. Quando fa strike... Sì. Eh sì. Bellino. Così funziona. 6,5. Sì. 6,5. Va bene. Primo oggetto lo depositiamo qua. 6,5. Ricordiamocelo tutti quanti. Secondo oggetto. Mi serve uno stick e 2 blaze powder. Tieni.
È fatto. Ok. Ma scusami, inizia a fare anche il terzo, dai. Infatti, dammi il libro. Blocco di ferro. No, no, dammi il libro. Duplicalo però, lo voglio anch'io. Esatto, perché così posso fare in autonomia. Sai duplicare in questa versione? Non si può duplicare. No, non so, come si duplica? Vai a parlare col bro, te lo da lui, ripassamelo. Okay, l'ho sotterrato, devo andare un attimino a recuperarlo. Tu pensa se un giorno noi creiamo una mappa e ci sotterrano. Vabbè, apprezzerei. Perché lui è ovviamente uno youtuber, non so se lo conoscete. Bro, devi stare zitto. Alcuni di voi sì, niente, no, non mi dà nulla. Non ti dà nulla? No. L'hai fatta arrabbiare? Vediamo, aspetta, forse perché sono in creativa, magari in survival dice sì, tieni il libro. Raga, interessante. Ecco, ce l'ho fatta. Perché da fuoco. Però questa, allora, per quanto, guardate che figaggine come la tiene in mano. Adesso dobbiamo vederlo sul personaggio di Fere perché è super a tema con Fere. Però se togliamo questa figaggine estetica, l'oggetto in sé per sé, questo è un 3 su 10. Perché banale, triste, niente di nuovo, niente di davvero figo. Però tienila un attimo in mano perché te devo fare la foto. È l'animazione, capito? No, ti prego, non... Ah, è partito aspetta, a lei il tipo che parla. Non sto registrando, quindi... Guardate come sta bene in posa, Fere. Tutto il PC. Cioè, è fatta apposta per stare con le fiamme in mano. Io penso di essere nata, esatto, per dover avere armi del genere nella mia vita. Sì. Allora, quindi, gunpowder qua. Guarda già il prossimo. No. No cosa? Sto andando a usare la mia mazza. Ma la smetti? Dove sto sei? Sto provando. Dai, che ti ho detto che è un 3 di 10 quella. Sì, hai ragione, confermo 3 di 10. Okay. È bello questo. Vero? Sei pronto ad andare a una festa. Ok, allora su un maiale qua. L'ho mancato. Boom! L'hai visto che salta pure? Sì. Bellissimo. Ma perché non dovevamo far danno ai player? No, aspetta. Ah, è vero, che scemo. Pagliaccio, vai. Mi hai tolto metà vita, quindi 5 cuori. Ok. 2 hit mi hai sciolto. Beh, mica male come arma allora. Mm. Allora, quanto avevamo dato a questa? Non mi ricordo più, era 6,5 o 7? A quale? Alla prima. 6,5. Allora, 7 più. Ci può stare. Non hai preparato il prossimo oggetto, vero? Ti stai un attimo zitto. Lo sapevo. Non ho il tempo e devo provare le cose. Tempo, mi devo girare, no, guarda quello tempo. E fai quell'altro. No, oh. Non ho il tempo. E poi mi hai no, fatto non perdere tempo. Tutto l'inventario. Sono Fere e non ce la faccio più. Steph, mi hai killato. Ho perso tutto l'inventario. Ho dovuto recuperare il libro. E l'ho fatto anche in silenzio. Non no, se ne è accorto nessuno. No, quindi no, cioè, tu devi tempo, apprezzare le mie no, abilità. No, tempo. Non so se c'è altro. Probabilmente sì. Non me lo ricordo no, più. No, ti avevo detto. No, è il vetro. Ma che mi hai dato cose sbagliate la gunpowder. Perché sto cercando di raccogliere tutte cose che probabilmente riutilizzeremo. Quindi me ne tengo in abbondanza. Che ho detto un 60. Tiramele addosso perché sono. Ok, perfetto. Già fatto. Allora, cara. Questo. No, vabbè, raga, c'è pure dietro. E c'è un. Esteticamente 10. Bellissimo. Mi piace. Voto 10. Il primo oggetto veramente figo per essere figo. Ma non posso utilizzarlo io. È la sua arma. Si consuma com'è? O è infinito? Vabbè, aspetta, devo... Vediamo. È infinito? Sì, non mi sembra che si consumi. Ok, no, per è niente. Perfettamente però rotto. Però non riesco a dare... Ah sì, ora sì. Diciamo, sì. Non riesco a dare fuoco alle cose, mi stavo arrabbiando. E me provi su un maialino però? No. Dai. Dov'è? Qua sotto. No, guarda, ci sono i mob! Ok. Ma chi sono questi? Ah, sono di nuovo i nutellini! No, ma ce ne sono anche altri! Sono i nutellini evoluti, te la ricordi? La famiglia dei nutellini. Quella c'ha una granata in mano. Porca ma miseria! Mi ha tirato una granata. Sì. Allora, tutto bello, ma non è morto manco uno, sbaglio? Sto notando la stessa roba tua. Allora, guarda. Scommettiamo vai. Che non avrò questo problema. No, vai. Non vedi niente. Cioè, ti rendi conto? Vai in mezzo ai mob, spara così, non vedi niente, perché il fumo ti copre tutta la visuale. Però basta mettersi in terza persona. Ho capito, però comunque Minecraft si gioca in prima persona. Allora, estetica 10, utilizzo un po' meno. 6, per un totale di 8. Sì. Ok, sì, siamo d'accordo. Prossimo. Allora, possiamo però fare un attimo i fighi? Dai, devo farvi vedere una roba figa.
Dammi un Dryad Kelp. Come un alghe, diamante. Come sono? Sì, alghe. Alghe, alghe quelle essiccate. Ok, diamanti e ferro. Secondo me era così. Perfetto. Teniamo tutto. Allora, raga, funziona. Madò. Ma dura così poco. Cos'è? Guardati. Ah, bellino. Però dura così poco. Allora, nutellini, uno dopo l'altro. Perfetto. Perfetto. Sembrate la combriccola degli scemi ora. Perfetto così. Perfetto così. Eccoli qua. Guardali. Ma tu prima avevi trasformato tutto il tempo. Forse è che eri in creativa. Può essere. Aspetta, sono riprova. Tutti vieni, degli gnomi. Riprova. No, 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 tanto sei piccola, ora. No, io mi vedo grande. Il problema è che giustamente non è un'arma che fa danno questa. No, è solo certo. Un'arma che rende piccolo tutto quanto. E Fede torna con la baseball mace. Però guarda, fa più danno del lanciafiamme. Quello non ci vuole molto. Problema anche che io che cado per terra fa più danno di un lanciafiamme. Aspetta, devo fare così perché se no muoio. Mi hanno avvelenato sti maledetti. Cioè il piccolino, quello lì avvelenava. Raga, guardate le mucche minuscole, che top. Ma quindi si può. Perché vi volevo dire, sarebbe bello però se puoi rendere ancora più piccolo. Su Fere non funzionava, sui mob sì. Questo 8. Sì. Semplice, anche perché è divertente, ma efficace. 8. Ok, prossimo. Torniamo ad andare in ordine, giustamente. Dobbiamo sbrigarci. Ma sì. Non ci sono in creativa di Atente da prendere gli oggetti? Cioè? Già pronti. E come fanno a essere già pronti? Cara, è in creativa, tipo chita, guita. No, sì. Ma l'altra volta non c'erano. E abbiamo risolto, smettiamo di craftare. Eh beh, certo. E basta. Quindi dimmi cosa vuoi. No, aspetta, adesso abbiamo già la chitarra. Oddio, bellissima! Mi ero preparata tutti gli oggetti comunque, sappila. Aspetta, mi devi avvisare. Ora vai. Ho un cuore però. Ma no, ma devo avere il knockback. Aspetta, sto tornando. Non avevo più vita. Ragazzi, sono arrabbiatissimo nella vita. Vai. Questo proprio puoi letteralmente spaccare una chitarra in testa ai tuoi amici. Quando ti fanno arrabbiare, comunque mi hai levato 4... Okay, 3 4... hit per killare. Devo dirvi anche qui, animazione ed estetica top. Questa, quality. Tipo, quanto sarebbe stata top nella Big Vanilla? Te la regalo. Quando tipo gente smette di partecipare o non seguono le cose che fanno gli altri, tu vai così, spam, capito? Spam, ma ti sei visto in terza persona quante figo? Certo che mi sono visto in terza persona. Questo è da aggiungere, secondo allora, me. Allora, cara... Che non si può fare, però sarebbe top. Art Stealer. E adesso puoi scriverle in inglese e li trovi, perché sono gli oggetti grazie, della cosa. Grazie, questo non te lo do. Questo è veramente... Ma dai, ma è troppo grande. Come è troppo grande? Ah sì, è carino. È gigantesco. Allora, praticamente è anche un bel oggetto, perché ruba i cuori dal mob e li dà a te. Aspetta, quindi in realtà allora ti curi. Però io ho la vita piena, quindi provalo tu. Anch'io ho la vita piena. Quello è il problema. Aspetta. Non è più la vita piena, vai. Ecco, mi sono curato. Mi hai rubato un cuore. E io sono tornato full. Idea da 9 su 10. Anche esteticamente molto carina. Esteticamente lo preferivo più piccolo, però... No, a me piace così. 9 su 10. A me piace così, è bellissima. Landmine Launcher. Ah, questo lancia le mine. Aspetta. No, lasciali, porini. Hanno fatto tutto da soli. Porini. Aspetta. Oh, io non ce la faccio più a sentire sto bro. Io tanto non lo sto sentendo. E mi compaiono le scritte. Mi ha sciolto. Porca miseria. Questa mi sa che è l'arma che fa più danno. Ma quanto range ho? Cioè, non riesco so, a fare sta parambella, raga. Aspetta, riproviamo. Perché non so, non mi ricordo se avevo la vita piena. Vabbè, lo sto usando sui nutellini, ma quello c'è una torta in mano. È proprio un nutellone. Raga, ste mine quella sono una mina. Alla Nutella. Allora, non è che li sciotto, però guarda con che distanza li sto itando. Finiti, morti tutti. Tirane una, qui per terra. Voglio vedere i cuori su un player. Oh. No, sono in survival. One shot. Not bad. L'ho dovuta cliccare, non so se è una coincidenza. L'ho dovuta cliccare col tasto destro del mouse. 8 e mezzo su 10. Bellino, mi è piaciuta. Prossimo oggetto da ottenere è il laser pointer. Questo che serve? Secondo me è solo a puntare. No, fa danno. Ma fa un danno che ha senso di essere detto danno? O è tipo che... Tira.
tra 75 anni muore un mob. Allora devo dire che punta. Scusa, quanto ti tolgo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con questa frequenza. Ok, non è male allora il danno, eh. Te fa danno? No. Un pacco. 6 su 10. No, ma per niente. Cioè, non ho neanche visto il laser da questa distanza. 6 su 10. 5 Perché? Su 10. Quindi era una truffa. Era una truffa. Bella questa. No, vabbè. Oh, questa è uscita da Berserk. No, sai dove? Da Monster Hunter. Da Monster Hunter tutta la vita. Non puoi. Ma ogni volta ci provi a fare le stesse cose. Cara, vai. Con un'arma del genere ci riproverei ogni. Allora, questa è 10 e su 10. E girati però. Può anche. No, se non fa danno, scende il voto. Se fa danno, 10 su 10. Semplice, banale. Boom! Boom! Mi hanno tirato una torta in faccia. Te lo giuro. Lo so. Allora, dai, li ho seccati, eh? Sì. 10 su 10. Miglior oggetto della partita. Palese. Cioè, raga, dai, su. Diventi figo solo se c'è sta spada. Stai pulendo. No. Si è fatto il Dyson. Funziona. Funziona anche sugli oggetti, ma soprattutto puoi aspirare i nutellini. No, ma anche la mucca. L'ho aspirata. Prova ad aspirare i nutellini. Aspetta. Cos'era? L'ho lanciata via. Nutellini, vieni da bravo. Anche i nutellini. Vai via. E guardali lanciati. Li aspiri e li lanci via. Però praticamente ho intasato il Dyson, sto a morire. Sì, ogni tanto capita. Sei intasato il Dyson, troppi peli. Ok, 8 e mezzo. Sono bello d'accordo. Oggetto. Bello oggetto, divertente, ci stava. Ti dico il prossimo, così mentre Vai. Deposito tutto. Abbiamo il paddleball. Fine? No, non l'ho provato, tieni. Però fa così da solo. Io credo. Credo che faccia danno, no? Aspetta. To ping mobs with the paddle ball. Vai. Ok, no, sì, vabbè. Ho due cuori, quindi. Ok, due cuori li leva. Almeno due li leva. Quanto? Quattro. Bah, dai. Quattro cuori. Non è comunque poco, sinceramente. Quattro cuori così. Però meat. Te do un 5 su 10. Non ti sei applicato. Sì. Questo è riciclato dall'altro video, ti rendi conto? Sì. Vabbè, ci sta. Sì. Però no, insomma, entrambe le mappe sono a pagamento. Quindi. Capisci? Cioè, boh, posso capire se è piaciuta tanto. Però me la metti come extra, non me la metti tra quelle base. Era uguale uguale? Uguale identica. Ok. Secondo me, No, dovresti metterla come extra. Cioè, nel senso che hai tante armi e questa è un extra che è un richiamo anche all'altra. Cara, tieniti mappa. Quell'arma in mano. Aspetta. Purtroppo però si bugga. Però mi buggo. Però è figo. Ecco, questa è la mia grandezza. Questa è quella, capito, che rappresenta quello che in realtà sono. La possiamo vedere solo per un attimo, purtroppo. Però andiamo... è un attimo che ha reso tutti più felici. Sicura? Un attimo, sai, di quei momenti proprio significativi un della vita. Un attimo che vale questo, come mille attimi. Esatto, questo è stato uno di quelli. Oh mio Dio. Che hai fatto? Sto vedendo la grandezza di mucche, polli e maiali. Io non so dove sei finito. È dietro la casa, cara. Mentre rimettiamo. Arrivo. Giorno. Ok. Raga, carino. Questo del ingrandire e rimpicciolire in modo così comodo è proprio bellino. Rubber e slapper. Allora, cara. Stai in survival e ci tieni sono. Uno di questo. Teoricamente si può... Vai, fa malissimo. Quanto fa? Fa malissimo. Vedi, questa invece è una rivisitazione dell'oggetto dell'altro video. Che quello faceva entrambe le mani, ti dava, ti schiacciava e ti rendeva fine. Facciamo il duello degli schiaffi. Questo invece ti dà proprio un ceffone. Ma io non ho la vita piena. Quanto hai? Mi mancano tre cuori. Io ho quattro cuori totali. Ok. Quindi sei in vantaggio. Vai. Porca miseria. L'ho sciolto, signori. L'avete visto? Questo è proprio un ceffone. Sai, proprio un ceffone con 5 F. Ma che fa questo? Ma è orribile. Ma ditemi... Cioè, io pensavo facesse il suono, raga. Ma è tristissimo. The living mobs eat in a temporary days. Ok, quindi praticamente vedi tutto disorientato? Sì. Ah, no, bellino però. Guardati in terza persona.
E non ci riesco. No? No. Vedi? Ah, ok, l'ho visto dal tuo schermo. Ok, allora. Io sono talmente disorientata che anche se mi metto in terza persona vedevo tutto strano. Cefoni, capito? 9 su 10. Sì. Meravigliosi. E questo 6 e mezzo. Simpatico però. Simpatico, simpatico solo per il Deisatorno. Oh, c'era bisogno. Ma eri full vita? Non mi ricordo. Non può essere. Riproviamo. Non può essere così forte. Che cavolo, c'è un limite. Allora, vado? Mm-hmm. Mi ha lasciato 3 cuori e mezzo. E però non vedo niente. Allora, a parte che fa un danno allucinante, allora. Ma guarda, sì, la mucca. E che secondo me è lasciotta. Ero tutta confusa, sì, non capivo niente, capito? Il personaggio aveva tutta la visuale confusa. Sì, perché guarda quanto lo schiaccia. Ah, ecco perché. Sì. Capito? Sì, 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 sì. Il problema è che fa troppo danno, quindi i mob quasi tutti muoiono. Doveva far meno danno. Certo. Ho un'occasione persa. 8 su 10. Allora, slingshot. Poi abbiamo... Ho perso le altre cose. No, Wither Bucket. Il Super panino. Sandwich. Ok. Allora, questa... Quanto ha tolto? Mi sembra 3 cuori. Bah. Beh, meno male siamo sempre lì col danno, tra no, sì, vabbè, cuori, però, cioè, capisci, cioè, c'è... se non ha un effetto divertente, capito? Beh, ovvio, sì. Cioè, guarda, anche a grande distanza, non riesco manco a aiutarti. 3 cuori e mezzo. Ok. Per la precisione. Quindi 3 hit, fai fuori un player. Vieni che te pulisco. Mi hai fatto... Avevo il cuore nero, mi pare. Sì, perché è il Wither Basket. Ah, ecco perché, sì. Pam! Sta roba, ma ti sei vista in terza persona? No. Allora, posso dire... Io non dico niente, ma so che in questo momento abbiamo pensato tutti la stessa cosa. È stato proprio un pensiero unanime. E la chiudiamo così, la chiudiamo così. Posso dire che gli ultimi sono stati tutti un po' tristi? A parte quello dello schiaffo. Sì, 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 gli ultimi, proprio gli ultimi 3-4. Sì, sì, cioè, sì, proprio sì, il compitino. Però cioè... dai, almeno... A parte questo è fatta. Sembra davvero una roba strana. È un po' il compitino. Dicevo tanto alla fine del video che non guarda nessuno, quindi non è un problema. No, no, ma poi comunque ce ne sono stati tanti belli. È arrivato il postino. Ci fermiamo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.